è un tema poco affrontato, ecco, anche dal punto di vista, diciamo così, progettuale, ma di estrema importanza, anche perché poi gli ospiti ci parleranno degli sviluppi, diciamo, delle questioni in atto e degli sviluppi, diciamo, sul territorio nazionale, in particolare in Puglia, per quanto riguarda appunto questa tipologia di infrastrutture. E presento subito gli ospiti. Per i saluti istituzionali abbiamo l'avvocato Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale. Buongiorno avvocato. E poi abbiamo Roberto Minerdo, presidente osservatorio nazionale per la tutela del mare, ai quali lascio la parola appunto per i saluti istituzionali. Siamo pochi, quindi parlo seduto, è inutile che mi alzi. L'idea sarebbe di darvi innanzitutto il benvenuto. Mi sento padrone di casa per due ragioni. Primo, perché sono stato presidente di questo ente, cioè dell'ente Fiera del Levante, dal 2013 al 2016, e quando ho cessato di essere presidente dell'ente Fiera del Levante sono diventato presidente dell'autorità di sistema portuale, quindi mi sento due volte padrone di casa da ex presidente della Fiera e padrone di casa come presidente dell'autorità di sistema portuale, che quindi anche del porto città in cui insiste e prospiciente anche la Fiera del Levante. Io intendo congratularmi per aver scelto un tema che, lo diceva introducendo, è forse troppo da specialisti, ma in realtà secondo me è mal compreso, perché il tema della pianificazione portuale è il tema della pianificazione delle città porto, cioè non ci può essere una città porto in cui non ci sia un'adeguata pianificazione portuale, e il kit degli attrezzi per la pianificazione portuale deve essere adeguato alla sfida di fare sintesi fra interessi che non sempre sono coincidenti, in molti casi sono interessi che possono entrare in conflitto, cioè l'interesse chiaramente della città, spesso e volentieri, a un uso civico delle aree portuali, delle aree demaniali, e vi è un interesse dell'economia invece per cui queste aree svolgano le funzioni per cui sono state individuate, cioè quelle di fare da volano di un'attività economica e assicurare tutte le altre attività collaterali che il porto assicura. Oggi abbiamo per esempio una nave di migranti in porto, quindi il porto svolge una pluralità di funzioni, senza considerare altre attività economiche oltre quelle commerciali, il traffico dei passeggeri, tipo il diporto, la pesca e via dicendo. E tirare le somme, no? Abbiamo degli strumenti adeguati in Italia o avevamo degli strumenti adeguati in Italia? Io sono professore di diritto commerciale, quindi sono avvezzo alla cosiddetta analisi economica del diritto, che negli altri paesi fanno. Cioè, la prima cosa, la norma che noi andiamo ad implementare da un punto di vista economico è una norma efficiente, una norma che invece crea delle difficoltà economiche, è anticiclica eccetera eccetera, o addirittura ciclica a seconda del ciclo che si vuole impedire o si vuole favorire. Beh, noi avevamo delle norme elementari in tema di pianificazione portuale che risalivano addirittura addirittura prima del fascismo, stiamo parlando degli albori dell'Italia. Era disciplinata la pianificazione portuale da una legge del 21 che di fatto è rimasta in vigore fino alla riforma del 1994. Questa legge funzionava? Forse sì, forse funzionava, perché il 99% dei ponti italiani, in base a quella legge, si era dotata di piani regolatori portuali, fra il cavallo fra gli anni 60 e la fine degli anni 70. In 15 anni tutti i porti maggiori d'Italia si erano dotati di uno strumento di pianificazione che nell'ambito portuale è soprattutto uno strumento di organizzazione. Questo la magistratura amministrativa l'ha capita prima degli altri. La pianificazione portuale non condivide le finalità con la pianificazione urbanistica del territorio, quella è statica.
pone, diciamo, dei limiti ovviamente alla edificazione, organizza gli spazi. La pianificazione portuale è dinamica, serve a organizzare al meglio un ente, un istituto, un organismo, dico io, produttivo qual è il porto, completamente diverse. Due cose diverse, e quindi quelli che tecnicamente erano dei piani strutturali o al massimo dei piani d'opera con valenza di piano strutturale, eccetera, eccetera, ma avevano poco di urbanistico, alla fine funzionavano. Alla fine funzionavano. Noi, quasi per tutti, perché noi abbiamo ancora in Italia due porti totalmente privi di piano regolatore portuale, anche in base alla legge del 21. Uno è Gioia Tauro, che è un po' come si dice, come si chiama quegli animali, il calabrone, che non dovrebbe volare ma vola lo stesso. Il porto di Gioia Tauro non c'è il piano regolatore portuale, ma va bene lo stesso, cioè, fa tutte quelle cose in base a un'interpretazione, perché le leggi si interpretano, dell'articolo 27 della legge 84, per cui i piani preesistenti, in questo caso era un piano consortile dell'ASI, assumono valenza di piano regolatore portuale. E io nel mio sistema ho una situazione analoga, in piccolo, in sedicesimo, che è quella del porto di Manfredonia. Tutti gli altri porti sono regolati da questi strumenti. Non è mio, no, non è mia roba. Grazie di nuovo. Non è che mi posso fare carico di tutti. Di tutte. No, ma non ci penso, mi sono allargato fino a Termoli e là basta, anzi là ho preso un porto che era già dotato di piano regolatore portuale, porto regionale, che è diventato il coso. Poi il legislatore a un certo punto ha detto facciamo meglio e fa una legge, la legge 84, che è una legge complessivamente buona. Ci sono parte buona e parte non buona. La parte della pianificazione era una parte sbagliata, perché non comprendeva la natura del piano regolatore portuale e non comprendeva la natura dei conflitti che l'insistenza di un porto in un ambito antropizzato può generare. E infatti, in vigore di quella legge, i piani regolatori portuali che sono stati approvati sono stati approvati, ma pochi, e in un arco di tempo lunghissimo. Fate conto che l'ultimo piano approvato in vigenza della legge 84-94 è il piano regolatore portuale del porto di Taranto. Ci sono voluti 15 anni, dal momento in cui è iniziata la pianificazione da parte di Taranto del piano regolatore portuale, al momento in cui è stato approvato con l'intesa che all'epoca era prevista Stato-Regione sulla pianificazione portuale, ci sono voluti 15 anni, un tempo là lunghissimo. Se tenete presente che il porto, come ho detto, è dinamico, ha bisogno di strumenti flessibili, il porto cambia ogni giorno, perché se cambia il naviglio, se cambiano le merci, se tutti questi eventi che ci hanno colpito in questi anni hanno cambiato il mondo, il porto ha bisogno di reagire molto velocemente, quello strumento non era adatto. Nel mezzo, e io lo devo dire, c'è stato l'ingegno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che quando la legge è inadeguata, la prassi sopperisce alla legge. E il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è inventato uno strumento che poi ha funzionato, ha sopperito all'inefficienza della legge, che è l'ATF, l'adeguamento tecnico funzionale, che oggi, tantomeno era buono, nella nuova legge è stato recepito. Quindi la situazione che ci siamo trovati nel 2020 era sostanzialmente questa, una legge inadeguata, piani regolatori portuali che non venivano fatti, ancora gran parte della portualità italiana, due porti maggiori privi di piano regolatore portuale, tutti gli altri ancora regolati, pensate a Napoli per le cose, da piani regolatori che sono antecedenti alla legge 84-94. Se voi prendete per esempio il piano regolatore portuale di Napoli, si è persa addirittura la relazione, è rimasta di quel piano regolatore solamente una cartina, una tavola unica, lo stesso vale per tanti altri piani. L'Unione Europea, nell'ambito del PPTR, del PNRR, ci ha obbligato a cambiare la legge, perché alle volte, se non ci pensiamo da soli, inviene il legislatore unionale, non era possibile andare avanti, e quindi il legislatore ha cambiato la legge e ha subito su questa legge anche il vaglio della Corte Costituzionale, che in realtà l'ha confermata, perché tranne
un piccoli aspetti che riguardano il DPSS, che era stato modificato e l'ASCI l'ha sbagliato, e un piccolo aspetto che invece riguarda la paesaggistica, che non ha nulla a che fare con la pianificazione e la paesaggistica, il resto, il core della legge è rimasto intonso. Però noi abbiamo ancora nuove sfide, io le anticipo solamente perché questo è solo un saluto, eccetera, eccetera. Quello di coniugare una legge con le semplificazioni che sono in atto. Per il mezzogiorno le semplificazioni sono dell'autorizzazione unica ZES. L'autorizzazione unica ZES, che peraltro oggi è ulteriormente modificata dal decreto Sud in fase di conversione, stabilisce che per quanto riguarda le opere del mezzogiorno non ci può essere un procedimento autorizzativo diverso dall'autorizzazione unica ZES, e che anzi nella ZES esistono due ZES, la ZES retroportuale, che oggi viene avvocata alla centralità del governo, e la ZES portuale, che è rimasta a noi autorità di sistema portuale. Noi rilasceremo le autorizzazioni uniche, tant'è vero che abbiamo chiesto con degli emendamenti che abbiamo scritto come assoporti di specificare che l'autorizzazione unica valga tanto per gli investimenti dei privati tipici del partenariato pubblico-privato, che nel porto significa al 90% concessioni o codice di navigazione o praticamente legge, articolo 18 della legge 84-94, ma soprattutto valga per le opere portuali, che il privato non investirà mai se il porto non è infrastrutturato adeguatamente. E qua c'è un inghippo, dove c'è già una soluzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e noi siamo un po' il laboratorio pazzo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Con il Presidente Baratono, devo dire, ci confrontiamo e abbiamo fatto una cosa che è passata in cavalleria, cioè la stampa specialistica non se ne è occupata. Io avevo un'autorizzazione unica ZES. L'autorizzazione unica ZES ha il potere enorme di modificare qualunque strumento urbanistico, e quindi se il piano regolatore portuale è strumento urbanistico, anche il piano regolatore portuale, ma posso modificare tutti gli strumenti, attualmente in base ai piani vecchi, tutti gli strumenti urbanistici del territorio, per dire il PRG o quello che sia sostanzialmente, o i piani ASI sostanzialmente, quindi lo posso fare, però devo coniugarlo con la legge 84, che prevede e tutto il sistema in generale, sulle modifiche degli strumenti di pianificazione portuale, cioè il piano regolatore portuale, il parere obbligatorio comunque del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Noi siamo riusciti a fare una prassi del ATF nell'ambito dell'autorizzazione unica del ZES, primo caso credo al mondo, e che riguarda questo porto, riguarda questo porto di Bari, perché noi abbiamo un'opera di cui io sono particolarmente fiero, perché è un'opera intelligente. Ora non so se è arrivato l'ammiraglio Leone, che stava arrivando, ne abbiamo parlato più volte con l'ammiraglio Leone. Questa è un'opera che è finanziata dalla Guardia Costiera, realizza per la prima volta una base navale della Guardia Costiera, sostanzialmente questo fa quest'opera, solamente che la banchina, posto di essere lineare, crea una darsena, la parte interna, cioè la darsena, è messa a disposizione degli usi civici per realizzare a Bari l'approdo turistico, quindi l'esterno ha una funzione di difesa sostanzialmente del territorio e di servizio alle attività della Guardia Costiera, che metterà i nuovi pattugliatori che sono lunghi 100 metri, l'interno permette con le batimetrie giuste, peraltro permette, caso unico in Adriatico, di ospitare un numero molto elevato di mega e maxi yacht sostanzialmente, di servire, di dare quell'infrastruttura per il diporto maggiore, chiamo io, che a Bari mancava da tempo. Nel momento, e avevamo avuto già una variante su questa cosa, là avevamo chiesto un procedimento maggiore, una variante localizzativa. In fase di progetto ci siamo accorti che le batimetrie indicate non erano idonee alla Guardia Costiera, perché questi pattugliatori pescano di più. Voi sapete che la materia delle batimetrie è una materia di piano regolatore portuale o comunque di ATF, quindi siamo dovuti ritornare. Abbiamo fatto una procedura ad agosto, io lo dico perché lui
l'ho chiamato ad agosto ed era, devo dire, sempre come al solito, come disponibile, eccetera eccetera. Ha detto: vabbè, l'unica cosa che mi ha chiesto, ed aveva ragione, dammi un po' più di tempo, perché se mi dai 45 giorni io non ho gli uffici. Io ho detto: va bene, siccome questo è un potere dell'autorità di sistema, prevediamo un termine più ampio di 45 giorni, che è un termine minimo, prevediamo 60 giorni, in maniera che gli uffici del consiglio siano nella loro piena efficacia. Fatto, senza problemi, alla presenza del sindaco, alla presenza del presidente della regione, in cui tutti gli interessi coinvolti principali in un porto hanno trovato sintesi nella crasi di due procedimenti amministrativi, perché quando l'interesse pubblico, diciamo, è preminente, le amministrazioni coscienti non possono fare altro che assecondarlo. Sono andato un po' lungo per i lavori, ma dovevo dare atto di ciò che è stato fatto, perché magari lui, modesto, perché Pietro è molto modesto, non l'avrebbe neanche detto. Grazie Presidente. Passo la parola a Roberto Minerdo, Presidente Osservatore Nazionale per la Tutela del Mare. Prego. Grazie, è un piacere. È anche un po' difficile parlare dopo la competenza del Presidente, che è, oltre che essere padrone di casa, ha una competenza specifica giuridico-legale e di esperto di portualità. Il porto oggi è un elemento essenziale, un elemento importantissimo, e come si diceva qui in questa sessione dei lavori che si sta aprendo, quali sono le misure del PNRR che ricadono e quali possono essere i vantaggi. Sicuramente nell'ultimo periodo si è alzato molto di più un'attenzione verso il mare, verso questo tema che raggruppa una serie di elementi che naturalmente non sono solo i porti, ma che sono turismo, che sono difesa delle coste, che sono ecosistema marino, che sono anche acque interne. Noi, il nostro osservatorio è un osservatorio che è nato immaginando e vedendo una necessità di avere uno strumento per poter proporre delle iniziative su tutto il territorio nazionale, e uno dei primi elementi è stato quello anche dell'analisi delle acque interne, cioè di verificare quanto poi i sistemi inquinanti che poi incidono sul mare provengano chiaramente da laghi e fiumi che spesso portano sostanze che per il mare sarebbero sconosciute. Cosa abbiamo portato noi? Abbiamo portato un elemento nuovo. Abbiamo costituito questo osservatorio mettendo all'interno un Innovation Hub, cioè mettendo degli innovatori a confronto. Oggi abbiamo tra innovatori e soggetti che a vario titolo intervengono con noi nell'osservatorio oltre 100 professionalità, e nell'Innovation Hub abbiamo degli innovatori puri che si occupano di varie materie. Il nostro scopo è quello di portare tecnologie innovative all'interno del sistema mare, che poi naturalmente ha anche una funzione importante in quella chiamata economia del mare o blue economy. Sul sistema portuale, noi che non siamo propriamente un'associazione ambientalista classica, io dico sempre: non raccogliamo la plastica, non pulisco i fondali, c'è chi lo fa per noi e lo fa anche molto bene da molti anni. Noi siamo nati circa 2 anni fa. Non vogliamo fare questo, vogliamo portare innovazione all'interno del mare per poter portare tutela all'interno del mare e anche miglioramento. E questo sta funzionando perché siamo peraltro molto, molto trasversali. Stiamo portando avanti delle iniziative e ci sono molti fondi e molte possibilità anche a livello europeo che si possono sfruttare. Abbiamo aziende che lo hanno già fatto, e ad esempio sulle marine, quindi su situazioni più piccole, abbiamo portato quello che definiamo Living Lab, cioè un laboratorio a cielo aperto dove si possono testare nuove tecnologie, dove si possono proporre iniziative tecnologiche avanzate.
In questo ci sono molti temi, ne cito uno per tutti che però riguarda chiaramente anche i porti, oltre naturalmente alla parte dei green port che, insomma, sulla quale soprassiedo, ma che è un elemento molto importante anche dei fondi PNRR, e credo peraltro tra l'altro che la Puglia si sia qualificata con un numero di progetti presentati molto elevato, se non quasi il più elevato d'Italia. Ora, su questo è chiaro che a partire dall'elettrificazione delle banchine fino all'utilizzo di nuovi sistemi di accumulo dell'energia, elementi sicuramente molto importanti, così come il pensare, e credo che anche il sistema ZES sia significativamente qualcosa di assolutamente positivo. Ma ad esempio noi stiamo trattando il dominio subacqueo, cioè tutto quello che sta sotto il mare, in particolare le reti che interessano tutti noi, perché insomma abbiamo forse in mente il problema del downstream quando c'è stata l'interruzione di un gasdotto, ma sotto il mare stanno viaggiando tutte le fibre ottiche che ci portano oltre il 93% delle connettività. E queste viaggiano come delle autostrade sotto il mare, collegano e fanno diventare hub, perché noi siamo mediterraneo e quindi diventiamo hub anche di queste reti. Queste vanno tenute in manutenzione e noi stiamo alzando il tiro, cioè stiamo cercando di dire che mentre si fa manutenzione si può fare anche presidio del mare, si possono scoprire molte cose che attualmente nel mondo sommerso del mare non conosciamo, e forse possiamo trovare anche, diciamo, molte cose preziose all'interno di questo sistema, oltre a poterlo monitorare. In ultimo, stiamo cercando di fare quello che definiamo diplomazia ambientale, perché anche in questo caso noi dobbiamo parlare con i paesi delle sponde del Mediterraneo e non solo, quindi abbiamo dei referenti che hanno aperto canali diplomatici con l'intento di avere delle condizioni comuni. Chiaramente tutta la costa ad esempio adriatica ha qualcuno che di fronte potrebbe fare politiche ambientali assolutamente diverse dalle nostre, e quindi comunque il mare è di tutti e il mare ci appartiene. Come Mediterraneo abbiamo quindi una necessità, quello di monitorarlo sotto tutti gli aspetti. Noi collaboriamo per quanto possibile con Marina Militare e Capitaneria di Porto, che fanno un lavoro egregio sotto questo aspetto, ma è anche molto importante portare avanti una cultura del mare che veda appunto il mare come centralità, perché da questo possiamo ottenere veramente moltissime risorse. Grazie e buon lavoro per il prosieguo di questo convegno. Grazie Presidente.